La Guardia di Finanza ha sequestrato ieri sera a Talzano un'area di 1.600 metri quadrati di una società operante nel settore agricolo. Il deposito, oltre a essere abusivo e privo di certificazioni antincendio, conteneva al suo interno oltre 500 kg di GPL in bombole, oltre 90 tonnellate di legna da ardere destinata alla vendita e circa 16 tonnellate di mangimi vari per animali, in parte scaduti o privi di etichettatura che consente la loro tracciabilità. Inoltre è stata ritrovata una struttura in metallo adibita ad officina meccanica abusiva e deposito di automezzi in disuso e di oli esausti. Questa era priva di idonea pavimentazione e con evidenti segni di sversamento di sostanze inquinanti direttamente nel terreno. È stata inoltre trovata anche una struttura cementizia di circa 70 metri quadrati coperta con pannelli in Eternit. Il titolare della società è stato denunciato per violazioni penali ed amministrative in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza pubblica e sui posti di lavoro, nonché in materia igienico-sanitaria.